Furto aggravato e rapina è l'accusa dalla quale dovranno difendersi 13 persone arrestate dai carabinieri che hanno sgominato una banda dedita ai furti con spaccata. Altre 8 sono al momento irreperibili. Le indagini, cominciate 2 anni e mezzo fa a seguito di una serie di spaccate avvenute in provincia di Siracusa, hanno consentito di individuare 2 gruppi criminali, il primo composto da 12 catanesi, il secondo da 9 rumeni, tutti pregiudicati. 42 gli episodi complessivi riscontrati dai militari dell'arma, di cui 25 nei comuni della provincia di Siracusa, tanto da diventare un vero e proprio tormento, come il nome attribuito dai militari all'operazione. I 2 gruppi si muovevano con modalità simili, rubando le auto che venivano poi utilizzate come arieti per sfondare gli infissi degli esercizi commerciali o vetrine di autosaloni. In questo caso sottraevano le auto attraverso centraline elettroniche che consentivano di mettere in moto i veicoli anche senza chiavi, usandole poi per i furti. I malviventi agivano con il volto travisato. In una circostanza, intercettati da una pattuglia sull'autostrada Catania-Siracusa, non esitavano a imboccare l'arteria contromano per poi abbandonare l'auto e l'area furtiva e fuggire a piedi, gettandosi da un dirupo. Nel corso dell'attività di indagine sviluppata dal nucleo investigativo di Siracusa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 macchine oggetto di furto e utilizzate come arieti per sfondare i serramenti a protezione delle attività commerciali, altrettante centraline elettroniche utilizzate per il furto dei veicoli impiegati per la fuga e circa 300 kg di tabacchi sottratti nel corso di uno degli episodi su cui sono state svolte le indagini. Ascoltiamo adesso l'intervista realizzata con il colonnello Luigi Grasso. Ma la difficoltà dovuta alla pericolosità delle persone facenti parte di questi 2 sodalizi criminali, da loro anche essere particolarmente spregiudicati, particolarmente decisi, particolarmente anche violenti, della loro mobilità sui territori. Non dimentichiamo che le spaccate che abbiamo contestato con questa misura cautelare riguardano più province, non solo la provincia di Siracusa, ma ben 5 province della Sicilia. È assolutamente necessario dare una risposta nei tempi più brevi possibili, perché il fenomeno stava cominciando a preoccupare molto il territorio, a creare quasi una forma di allarme sociale. Tanto è vero che l'argomento è stato spesso portato all'attenzione anche del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un'indagine delicata, importante, complessa. Voglio sottolineare ancora una volta la perfetta sinergia tra la Polizia Giudiziaria e la Procura della Repubblica, che ha consentito il raggiungimento di un risultato importante per la sicurezza e la tutela del cittadino.